momento irripetibile di presa di coscienza della nostra identità più profonda, mentre la sua accettazione costituisce un onore e un omaggio al nostro paese. Poter annoverare tra i nostri concittadini Sua Altezza Reale Carlo di Borbone non significa soltanto recuperare il contatto con i suoi avi, ma significa espandere la nostra realtà di comunità del meridione d'Italia. Signor Sindaco, sindaci del Matese, autorità religiose, militare e civile. Signor Sindaco, desidero innanzitutto ringraziarla sentitamente per il suo invito, che ho accolto con grande piacere, e le sono grato per le cortese espressioni rivoltemi. Il significato della mia visita è volto a sottolineare il profondo sentimento di amicizia e di stima che mi lega alla città e a questi luoghi che servono ricordi tanto cari alla mia famiglia e a me personalmente. Le sono molto grato per la concessione della cittadinanza onoraria di Ciorlano. È una località incantevole, con origini lontanissime nel tempo, e rappresenta una sintesi ideale tra territorio, cultura, arte e tradizioni. Per l'accoglienza che mi ha riservato e la bellezza del paesaggio che lo circonda, può essere un ottimo esempio di quel turismo verde che è così richiesto. Vi ringrazio del carico di affetto e di memoria per la mia presenza qui oggi, come persona legata a voi da molte vicende, da tante esperienze, da pezzi di storia vissuti insieme della mia famiglia con i vostri antenati. Le sue parole mi hanno offerto contributi di conoscenza e stimoli ai fini di una riflessione più generale sui temi e sui problemi da affrontare nell'interesse del Mezzogiorno. In particolare di una comunità cittadina come la vostra, nel cui ambito operano tante famiglie che sentono ancora viva la percezione di una grande complessiva richiesta e richiesta di tradizioni, di prospettive, di una nuova centralità del Mezzogiorno italiano come punto di forza per l'intero paese e come terreno di incrocio fra l'espansione delle maggiori economie orientali, la collaborazione fra le sponde del Mediterraneo, in particolare del Medio Oriente, e lo sviluppo dell'Europa unita con attenzione specifica ai suoi stati del centro-nord. Le sfide che inquietano gli italiani che lavorano e producono si basano su alcuni obiettivi primari che richiedono un impegno crescente nella difesa dell'ambiente, nella lotta alla criminalità organizzata e nel superamento di tanti egoismi oggi purtroppo molto diffusi. Dobbiamo guardare al futuro con realismo, senza mai rinunciare allo slancio assicurato dai valori e dagli ideali che la nostra storia comune ci ha fornito. Tanto più ora, alla vigilia dell'assunzione da parte dell'Italia della Presidenza dell'Unione Europea, che chiederà a noi tutti sicura affidabilità, crescente responsabilità e la valorizzazione di sentimenti di rispetto della dignità umana che i nostri genitori ci hanno saputo inculcare. Signor Sindaco, le rinnovo la mia profonda gratitudine per la decisione di voler intitolare un importante luogo del territorio comunale all'ultimo sovrano del Regno delle Due Sicilie e desidero formulare i migliori auguri di benessere per lei, i suoi collaboratori e tutta la cittadinanza. Ancora grazie. Thank you.
Grazie.